Quando Maria interpella il cuore dell'uomo, l'uomo, anche se si dichiara ateo, in un modo o in un altro risponde. Bentornato al Cardinal Comastri, Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano, innamorato di Maria. Eminenza, partiamo subito con questa domanda, che non è tanto, come dire, scontata la risposta, anche perché lei nella sua centesima pubblicazione, centesimo libro, lo stringo nelle mani, è stata lei, proprio su Maria si è interrogato e proprio attraverso Maria riesce a far parlare ancora una volta il nostro cuore. Ma che c'ha questa donna, madre, sposa di Cristo, tanto da riuscire ad aprire anche i cuori più chiusi? Pensiamo l'ultimo giorno di Gesù sulla terra. Al mattino il processo nel pretorio. Pilato è convinto dell'innocenza di Gesù e vorrebbe liberarlo. Tenta una carta. C'era un condannato a morte, Barabba. Dice: lo mettiamo a confronto con Gesù. Sicuramente diranno Gesù. E invece gridano Barabba. La Madonna era lì, dalla folla. Pensi cosa dovete provare. Allora Pilato domanda: che devo fare di questo Gesù chiamato il Cristo? Crocifigilo! E Maria era lì, fedele. Gesù va al Calvario, Maria cammina con lui. Arrivata sotto la croce, Maria è ancora lì. Gli apostoli scappano, resta solo Giovanni. Immaginiamo quel momento sulla croce. Gesù guarda la madre e vede che questa donna ha un cuore straordinario. Le può affidare una grande missione. La guarda e le dice: donna, attenti, questa donna significa tu sei il vertice della femminilità e della maternità. Donna, è un complimento, è un elogio. Ecco tuo figlio, cioè fagli da mamma, vuol dire tu sai qual è la strada della felicità, tu sai cosa sono venuto a portare io sulla terra. Insegnalo a Giovanni e insegnalo a tutti i Giovanni che appariranno sulla storia. E Maria questa cosa l'ha presa sul serio. Maria fa la mamma. Non sempre siamo figli grati, Eminenza, noi. E non sempre queste carezze delle nostre mamme ce le sentiamo addosso, a volte le respingiamo. Maria si arrabbia, Maria se ne va, aspetta pure lei. Come fa Maria? Certo, io ricordo che il mistero di Maria l'ho capito quando ero ricoverato in ospedale a Gemelli, dopo un intervento al cuore. Io mi lamentavo la notte, la mia mamma era accanto a me. A un certo punto mi uscì dalle labbra, ma senza cattiveria: mamma non può capire quanto soffro. La mamma non disse niente, dopo 5 secondi lunghissimi mi disse: attento figlio, quando soffre un figlio, la mamma soffre il doppio. Dissi: mamma, che lezione che mi ha dato. Eminenza, lei ha regalato a Maria e a noi delle preghiere indimenticabili, ci ha insegnato a usare anche le parole per dire grazie a Maria. E lei è uno che le parole le usa molto bene. Questa volta ha fatto una scelta particolare, di andare a scavare nella storia di uomini e donne, dalla vita tormentata, dalla vita distante da quella croce, eppure che attraverso Maria si sono convertiti, storie di conversione. Perché ha fatto una cosa del genere? Abbiamo ancora bisogno di capire qualcosa di Maria attraverso queste storie? Certamente, queste storie sono la prova della maternità attiva di Maria. Maria Teresa mi disse una volta: non immaginare il paradiso come un pensionato. In paradiso si lavora, in paradiso il primo comandamento è l'amore, ma lì è vissuto. Per cui i santi e Maria, la regina dei santi, sono tesi sulla terra per aiutarci, per darci una mano, perché sanno, lì capiscono cos'è che conta, capiscono cos'è che vale e fanno di tutto per aiutarci. Pensi, fare una storia, la storia di Carrel. Carrel è un medico, scienziato. Nel 1912 gli fu assegnato il Nobel della medicina, un uomo intelligentissimo, ateo. Dichiaratamente? Ateo. Sì, sì. Giugno 1903. Sta per partire un treno da Lione per Lourdes. All'ultimo momento manca un medico. Chi chiamiamo? Bene, spontaneo. Ma Carrel è bravissimo, però è ateo. Che dirà? Lo interpellano. Sì, vado volentieri.
Parte il treno nel mese di luglio, parte per Lourdes, Carrel entra nel treno e si dimostra subito molto attento agli ammalati. Va da uno scompartimento all'altro, dimostrando una grande sensibilità, una grande delicatezza. Poi vede una malata, una certa Marie Ferrand, affetta da peritonite tubercolare all'ultimo stadio, un vento enorme aveva. Dice, ma portare questo a lui è una pazzia, questo vi muore per la strada. È lei che vuol venire. E lui arriva a Lourdes e sta sempre a guardare questa malata. Lei dice, voglio andare alla grotta. No, è una pazzia. Voglio andare. Portatela. La portano alla grotta. Mentre stanno pregando, Carrel non prega, ma guarda la malata. Improvvisamente ha l'impressione che il ventre si stia sgonfiando. E da medico dice, ma guarda che fatto strano. Mi hanno contagiato, questo entusiasmo mi ha contagiato e vedo che quel che non c'è. Proprio improvvisamente il ventre si riduce completamente. Si avvicina, tocca il ventre, non c'era più il gonfiore. E questa povera malata con semplicità dice, dottore, la Vierge m'ha guarito, la Madonna m'ha guarito, la Madonna m'ha guarito. E Carrel non vuole accettare il miracolo. Dice, Dio non c'è, quindi il miracolo non c'è, ma c'era. Allora entra in crisi, passa tutta la notte con un tormento interiore. Entra nella chiesa del Santo Rosario, la prima costruita a Lourdes, e mentre sta in chiesa vede dei contadini bretoni che si riconoscevano dal vestito, che stavano pregando, e dice, ma guarda, questi contadini che non sanno niente, vedono quel che io non vedo, questi sanno qualcosa che io non so. E gli scappa poi dal cuore, Vergine benedetta, hai vinto, hai mandato in frantumi la corazza del mio orgoglio. Ora ho un solo desiderio, credere, perdutamente credere, come un fraticello dell'anima candida. Maria l'ha portato tra le braccia di Gesù. Ci restiamo a Lourdes, Eminenza, sa perché? Perché forse non tutti noi conosciamo che dietro questa storia d'amore che esiste nell'Unitas, perché è una storia d'amore tra un gruppo di volontari e i malati, c'è un altro uomo che a Lourdes c'era andato per fare una cosa ben diversa, per ammazzarsi ai piedi della Vergine. Sentite la nostra storia, la raccolta Cesare Avanzi. Noi pensiamo che le grandi opere di Dio nascono sempre da persone che hanno una fede grande. Giovanni Battista Tommasi, il fondatore dell'Unitalsi, era una persona atea, non credente. È partito per andare a Lourdes perché stava seduto a una sedia a rotelle e quello che soprattutto dobbiamo ricordare di quest'uomo, di questo ragazzo, è la sua disperazione. Giovan Battista Tommasi si era comprato una bella pistola perché aveva fatto una promessa a se stesso: vado davanti a quella grotta dove i preti dicono che tutto passerà e mi uccido. E davanti alla grotta, in quel momento, passa il vescovo che accompagnava il pellegrinaggio, Radini Tedeschi. Lo chiama e gli dice, senta, prenda questa cosa, ha vinto lei, ha vinto la Madonna. E se Lourdes ha fatto bene a me, farà bene anche agli altri. Giovan Battista Tommasi, tornato a Roma, non ha fatto altro che andare casa per casa a chiedere l'aiuto economico per portare avanti la presenza di malati a Lourdes in partenza dall'Italia. L'Unitalsi è stata la prima associazione, se così posso dire, che è nata per portare e accompagnare i malati, persone malate a Lourdes, Loreto, Fatima e Terra Santa. Ma c'è un pellegrinaggio in assoluto che è quello appunto del andare dietro la Santa Famiglia. Rifaremo i passi che hanno fatto Maria, Giuseppe e il bambino Gesù. E saremo appunto a Betlemme, Gerusalemme, e poi ci porteremo al Cairo. Avremo modo appunto di ripercorrere a Mahdi quello che è il santuario che ancora oggi
conserva i ricordi del passaggio della Sacra Famiglia. Credo che questo è il cammino ispirato da Tommasi e che si rinnova di anno in anno, e auguriamocelo che dopo 115 anni questo cammino possa continuare con l'impegno anche di tante persone, di tanti giovani, così come è andata fino ad oggi. Eminenza, il capitolo bellissimo che lei ha dedicato nel suo libro a Giovanni Battista Tommasi, lei nel sottotitolo ha scritto: alla Madonna si arriva anche con la rivoltella. Io sarò il pallino della gente che ci segue a casa, ma sono fatta così, forse sbaglio. Penso a quelle donne che in questo momento vivono, proprio perché non se ne sono andate come Maria ai piedi della croce, vivono figli in carcere, vivono il disagio di figli sbandati, o per carità possono essere anche loro in situazioni difficili. Riannodare il discorso, riannodare il legame con Maria anche quando sembra spezzato, com'è possibile? Io credo che la donna stia attraversando un periodo particolarmente difficile. Oggi è difficile trovare vere donne e vere mamme, lo dico sinceramente. Ma quando si incontra una vera donna e una vera mamma, si sente il profumo di Dio. È durissimo quello che lei sta dicendo, sa. Ma è così. Quello che ho detto io, me l'ha detto Maria Teresa di Calcutta. Una donna vera. Pensi che quando lei ha ricevuto il nome della pace, ha fatto un appello anche alle donne. Siate donne, siate madri, perché la missione educativa nei confronti dell'umanità spetta in modo particolare alla donna. La donna è la grande educatrice, se non lo fa, il mondo sbanda. Giovanni Battista Tommasi andò a Lourdes con l'idea di provocare la Madonna. Non partì con l'idea di uccidersi, disse: o guarisco o mi uccido. Poi vide gente felice, malati che sorridevano, giovani che passavano la loro vacanza, perché era tempo di vacanza, stando con gli ammalati, ed erano contenti, erano felici. Allora capì subito: allora la gioia non dipende dalla salute, la gioia dipende dalla condizione del cuore. E allora è cambiato profondamente. E pensi che Radini Tedeschi, il vescovo di Bergamo, era accompagnato dal segretario Angelo Roncalli. Giuseppe Roncalli, il futuro Giovanni XXIII. Guardate come è tutto scritto, queste sono cose proprio... E guardi cosa può fare la carità. 1910, a Lourdes, va disperata Alessandra di Rudini Carlotti. Mamma mia, un'altra storia pazzesca. Che è stata una delle amanti più celebri di Gabriele D'Annunzio. Certo. Pensi che prese il posto di Eleonora Duse, che tutti la consideravano una donna bellissima. Ebbene, lei riuscì a invaghire Gabriele D'Annunzio, e Gabriele D'Annunzio purtroppo la usò e basta. Per 3 anni rimase con questa donna, poi l'abbandonò. Come tutte le passioni sono irrazionali. Quando si è ritrovata sola, Alessandra di Rudini ha rischiato la disperazione. È andata a Lourdes nel 1910. L'ha raccontato lei stessa, ha partecipato alla processione eucaristica, che a Lourdes è uno spettacolo meraviglioso, e vedeva gente che davano l'impressione di vedere qualcosa. Lei faceva: ma io non vedo, cosa vede questa gente? Con gli occhi luminosi, gli occhi contenti, che spizzano gioia. Improvvisamente si è trovata in ginocchio anche lei, un atto di umiltà, e ha detto: Signore, se tu mi guidi nella strada della gioia, io ti consacro la mia vita. Pensi, l'amante di Gabriele D'Annunzio, 1910, cade in ginocchio. Una delle donne più belle, guardate, ecco, avete scoperto infatti il segreto, vestita da monaca, perché poi dopo prenderà i voti, di una bellezza veramente abbagliante. 1911, va a bussare al convento delle Carmelitane di Paray-le-Monial. Racconta la sua storia alla priora. La priora crede nella sincerità di questa donna, la accoglie come carmelitana, diventa carmelitana. Nel frattempo morirono i 2 figli, era morto il marito, il fratello si è suicidato, aveva perso tutto,
tutta Alessandria di Rudini. Entra Carmelitana, muore la priora, che conosceva lei sola la storia di Alessandria di Rudini. Quindi le monache la leggono priora, ma non sapevano chi era, per dire l'esempio che doveva dare. Trascinava quell'esempio, diventa priora e muore nel 1930 mentre va a fondare un nuovo Carmelo nella Savoia. Lei ha svelato anche un altro segreto, forse veramente io mi sono rimasta a bocca aperta. C'è una statua a Lourdes, c'è una statua bellissima che racconta un'immagine di un cieco. Un cieco in ginocchio che guarda verso la grotta e sotto c'è scritto: ritrovare la fede è più che ritrovare la vita, ritrovare la vista. E probabilmente questo è un dono. Io non sapevo chi c'era dietro quel monumento. Sono andato dai sacerdoti del santuario e non sapevano neanche loro. Poi hanno fatto un'indagine, alla fine mi hanno detto: guardi, quel monumento, ci risulta dagli atti, l'ha voluto una donna italiana che si chiama Alessandria di Rudini. Ah, ho capito, avevo letto la sua storia, Alessandria di Riccardo. Senta, Eminenza, poi mi deve spiegare che cosa fa Maria per riuscire ad agganciare tutte queste vite, che sono vite, posso dire una cosa, improbabili. Se noi le giudicassimo con gli occhi e il cuore umano, puramente umani, noi non riusciremmo a trovare una risposta. Tra le tante storie, anche quella di Bruno Cornacchiola. E qui parliamo di apparizioni, la Vergine della Rivelazione, il figliolo che abbiamo ospitato anche qui, ha questa testimonianza da raccontarci. Ci andiamo e poi torniamo qui. Andiamo. Luca Rossi. Io sono Carlo Cornacchiola e sono uno di quelli bambini che hanno visto la Vergine della Rivelazione nel 1947, il 12 aprile 1947. Il 12 aprile era una bellissima giornata. Mio padre ci ha detto: andiamo a Ostia, perché io devo stare tranquillo, devo scrivere una conferenza. Quando siamo arrivati là, dentro la stazione, e si vede il treno che partiva e ci ha lasciato lì a bocca aperta. Siamo arrivati lì alle Tre Fontane, perché il treno era partito, allora abbiamo continuato e siamo arrivati alle Tre Fontane. Alle Tre Fontane siamo saliti su una collinetta. È successo che, giocando a palla, la palla si è caduta in mezzo ai rovi. Lui, il grande organizzatore: tu fermate qua e state buono, a Gianfranco, il più piccolo, che aveva 4 anni. Isola, va bene, tu guarda Gianfranco e sta attento che non vada a finire davanti a quella grotta là, che ci stanno tutte zozzerie. E con me siamo andati giù a cercare la palla. A un certo punto Gianfranco non ha risposto più e mio padre si è preoccupato, perché è un ragazzino molto vivace. Cerca, stava davanti alla grotta e stava dicendo: bella signora. Ecco perché papà era un po' così, dice: che stai facendo? Stai giocando proprio davanti lì, che ti ho proibito di andarci? Dice: ma io non sto giocando per niente. Appena detto così si gira, i fiori gli cadono da mani e si mette in ginocchio pure lei: bella signora, bella signora. In quel momento io non ho visto più nient'altro, ho visto la Vergine della Rivelazione davanti, dentro la grotta, tutta luminosa, si vedeva soltanto il masso sui piedi e questa figura di donna che stava lì in mezzo, tutta luce, perché tanti dicevano, tutta ombreggiata. Perché ombreggiata? Era tutta luce là dentro, mentre lei stava così, con un libro sulle mani. E noi vedevamo, però non sentivamo niente. E mio fratello, infatti, dopo, quando l'hanno interrogato la questura, dice: sì, abbiamo visto, mangiava la gomma americana e faceva i compiti, capito? Perché muoveva le labbra e non sentivamo niente, e più c'aveva quel libro là e il ragazzino aveva detto che faceva i compiti, no? Prima ha fatto un inchino, si è girata e si è allontanata. Dunque, stando così, era sulla sua sinistra,
e andava verso il Vaticano addirittura. Abbiamo visto che proprio la direzione era quella del San Pietro. E io che è successo? Io quando mi sono alzato così, ero un po' abbagliato così. Ho visto ancora che c'è stava il manto verde. Io sono corso appresso, sono andato a sbattere contro il muro della grotta. E questa è stata proprio l'ultima cosa. Abbiamo cominciato a pulire la grotta, le tutte le sozzerie, la polvere che si alzava era profumata. Dice, tu ti ricordi queste cose qua, te rimangono in mente. E l'unica cosa che non ricordo è il volto della Vergine. Mio padre mi ha spiegato, dice, se tu vedi il volto, vedi il paradiso. E questa è una cosa bellissima, però se, lui stava sempre a piangere. Perché io diceva, io voglio ritornare là. Invece doveva soffrire fino all'ultimo, a fare all'associazione Sacri, che ha voluto lei, la Vergine Maria. E noi continuiamo ad andare avanti. Grazie, grazie di cuore a Luca Rossi, questa testimonianza veramente molto molto bella. Anche la vita di Bruno Cornacchiola dopo è stato un tormento, Che Bruno Cornacchiola, quando tornò dalla Spagna, tornò con un pugnale con il quale pensava di poter riuscire ad uccidere il Papa Pio XII. E glielo consegnò. E pensa che ha detto la Madonna, l'aveva visto andare verso San Pietro, direzione di San Pietro. Cosa ci insegna tutto questo? Io credo che quando si è negli abissi della disperazione, se c'è un piccolo atto di umiltà, la Madonna entra dentro e la disperazione diventa subito speranza. Dobbiamo fare sempre noi il primo passo? Ci vuole un atto di umiltà. Il passo è l'umiltà. Il grande nemico che ci impedisce l'incontro con Dio è l'orgoglio. Ma quando c'è l'umiltà, allora Dio immediatamente si vede, si sente. Pensi un altro caso simile a Cornacchiola, Adolfo Retté. Uno scrittore francese pornografico, dire pornografico forse è un complimento, è proprio sudicio, volgarissimo era, arrivò a dire, io solo un sogno, buttare l'ultima statua della Madonna ai piedi della statua di Venere, la statua del sesso, questo è il suo sogno. Bene, Adolfo Retté, una vita, la parola non la voglio dire, ma da sudicione, ve lo sento della parola, è scontento, non è felice. Non sento nessuna gioia. Va nella campagna fuori Parigi, esattamente a Narbonne, entra in un santuario della Madonna. Neanche sapeva cosa fosse la Madonna lui. Ma davanti all'immagine della Madonna dice, Vergine benedetta, io non so che mi succede, ma io ho bisogno che qualcuno mi aiuti. Se puoi, aiutami. La Madonna è bastato questo. Dopo poco, Retté è diventato un fervente cristiano. E pensi, quando ha ricevuto la prima comunione, da adulto, ha detto al sacerdote, io posso morire anche oggi. Una gioia come questa non l'avevo mai provata in tutta la mia vita. Nei miei peccati avevo provato soltanto amarezza. Oggi, per la prima volta, so cos'è la gioia. Ma non solo. Vive fino al 1930. Muore l'8 dicembre. Giorno dell'Immacolata. Una carezza di Maria. Nel giorno dell'Immacolata, questo scrittore pornografico, la Madonna ha aspettato sulla porta del cielo e gli ha detto, ora sei un po' pulito, vieni. Cardinal Comassi, senta una cosa. Attraverso Maria noi arriviamo a Dio, vero? Quella è l'autostrada per arrivare a Dio. Maria ha un altro scopo, portarci al Signore. Maria è uno strumento. Pensi quando nell'Annunciazione l'angelo dice, presenta il progetto di Dio, conciperai un figlio, lo chiamerai Gesù, sarà grande, sarà chiamato profeta dell'Altissimo. La risposta di Maria è un capolavoro e noi la traduciamo in maniera un po' imperfetta. Diciamo, eccomi sono la serva, ma in greco è dule, ecco io sono la schiava, avvenga. In greco è geno etomoi, avvenga per me. Maria si consegna totalmente, perché Maria neanche sapeva cos'era l'orgoglio. Si è consegnata totalmente nelle mani di Dio, e per questo, proprio perché non aveva orgoglio,
Dio ha potuto fare e fa ancora attraverso Maria cose meravigliose. E cos'è quell'anello? Sul suo anello ho visto è la Madonna, la medaglia miracolosa? Questa è la medaglia che mi ha dato Maria Teresa di Calcutta. Mi perdono. Lei è un dono, lo sa? È un dono ogni qualvolta. Vorrei chiederle che significa per un cardinale avere un semplicissimo anello al dito che gli ricorda ogni giorno che è figlio di Maria. Glielo posso chiedere? Quando me l'ha data, io l'ho messa sull'anello, gliel'ho fatto vedere, la madre l'ha baciata e mi ha detto: hai fatto bene, così quando ti baciano la mano pensano alla Madonna e non pensano a te. Angelo Comastri, Dio la benedica. Io ve lo faccio rivedere, è stata lei. Guardate, quando leggete chiudete gli occhi e sentite la sua voce, perché il cardinale quando scrive è esattamente come parla. Dio la benedica. Anche a tutti voi, grazie. Se ne andiamo in pubblicità, tornate qui. Grazie.